parlano appunto Raymond Queneau, Jorge Perec e anche tra gli stranieri Italo Calvino. Esiste appunto un gruppo che è cugino, fratello minore di questo gruppo francese, che è l'Oplevo, di cui avevo già parlato. Adesso vorrei farvi vedere alcuni esercizi inventati dagli Oplepiani. Vi avevo detto che avevo portato la scorsa volta delle plaquette, che sono queste piccole pubblicazioni che noi facciamo e che ogni tanto, quando raggiungono un certo numero, vengono raccolte in un libro. È uscito adesso l'anno scorso da Zanichelli, questa è la biblioteca Oplepiana, che raccoglie 25, 24, 25 di queste plaquette. Ecco, Elena Domine, che è la nostra corrispondente da New York, che non a caso è appunto bilingue, ha fatto queste traduzioni omografiche. Vedete, la cosa è abbastanza sfiziosa e divertente, perché lei ha preso un testo in italiano, lo vedi, paga in amore, tremo, rapita, Martine porterò fatale, che ha un certo senso, insomma, che può sembrare una poesia, cioè. Poi scomponendolo, ne nasce un testo in inglese, quindi quel forme diventa for me e quindi love, eccetera, eccetera. Vedete, ha semplicemente. Ai, ai. Quindi voi stavate vedendo solo il testo italiano, ancora. Comunque, ecco, basatevi sulla fiducia, praticamente il testo forme diventa un testo di senso compiuto in inglese, scomponendo, cioè diciamo accorpando le lettere in modo diverso, in modo che compongano le parole in inglese. No, non è anagramma, è proprio diciamo spostando il posto lettere. Vedete, lo vedi, diventa un love, poi lei deve recuperare il paga e quindi viene love, it, cambia naturalmente le punteggiature, cioè, però le lettere restano completamente nella loro sequenza, tra l'altro identiche. Io ho fatto invece queste rose osée, è una sorta di rivisitazione dell'ipogramma. Perché si parte da un testo, che è questo, tramonti, incredibili mari, guardano pietrosi d'inerzia, ispirati raggi, e togliendo a tutte le parole una R, viene un altro testo di senso compiuto. Incedibili mai, invece di incredibili mari, guardano pietrosi d'inerzia, ispirati raggi. Un altro testo che ho fatto che. Ci sono anche degli aspetti visivi nei testi che noi facciamo, come per esempio in questo testo le lettere dell'alfabeto devono collocarsi soltanto in quei punti che vanno a formare la lettera stessa che viene usata. Io l'ho fatto per tutte le 25 lettere, per esempio in questa griglia la lettera A forma appunto una lettera A e viene posta anche qui è in rosso, quindi cioè, si vede non si vede, è posta in modo da formare appunto la lettera A e solo in quei punti lì. Raffaele Aragona ha fatto questo piccolo monimario illustrato e fa un piccolo raccontino. C'ero in Corsica in vacanza con amici sulla barca ormeggiata a uno degli approdi di Saint Florent. Cominciamo a mangiare un dessert e aprimo una bottiglia di buon vino portoghese. Accanto a noi su una barca a vela c'era Hélène, una giovane e attraente signora già incontrata per mare al mattino. La invitammo a unirsi a noi, ma intenta a leggere un libro, preferì rimanere sulla sua deriva. Voglio almeno offrirle una coppa di quel vino, ma non era facile, c'era un po' di risacca, le barche non erano vicinissime. Decido allora di passare per terra sulla banchina con il bicchiere in mano, mi viene da considerare porto, 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 porto.
praticamente usando appunto le parole che sono degli omonimi, porto nel senso di approdo, porto da portare, porto nel senso di vino liquoroso e porto da porgere. E lui ha costruito tutta una serie di esercizi su queste parole omonime, ma che hanno significato diverso. Giulio Bizzarri, che è stato appunto direttore di questa università e prefetto di Reggio Emilia, ha inventato una sorta di medico radiologo, questo Luigi Orbinazzi di Sansepolcro, che appunto ha costruito una sorta di macchina per, naturalmente si tratta di una cosa di fantasia, di invenzione, per studiare i vari passaggi nascosti dietro i quadri. Così lui ha scoperto che, per esempio, il famoso quadro di Munch, Il Grido, in realtà inizialmente aveva questa forma, sarebbe stato dipinto appunto dal pittore in questo modo, cioè senza la figura, senza l'urlo. E questo appunto lui l'ha potuto verificare grazie appunto a questo apparecchio di sua invenzione. Oh, Ermanno Cavazzoni, che è uno scrittore che appunto ha scritto dei bellissimi romanzi, tra cui uno, forse qualcuno se lo ricorderà, si è ispirato a Fellini per un suo film che è il poema dei lunatici. Lui ha fatto questo esercizio che si chiama lo slittamento proverbiale. Che cosa fa? Prende un testo iniziale già esistente, in questo caso un testo conosciutissimo che è I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, prende appunto l'inizio, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Poi prende le parole, promessi, sposi, quel, ramo, eccetera, e cerca tutta una serie di proverbi che iniziano con quelle stesse parole. Trattandosi di scrittore molto fantasioso, ovviamente, come vedrete, i proverbi sono tutti i proverbi che ha inventato lui, ovviamente inesistenti. Promessi a due consorti, non si illudan, sono già morti. Oppure sposi bagnati, sposi fortunati, eccetera. Poi l'ultimo passaggio è che lui prende il finale, le parole finali di questi proverbi, ripeto, inventati da lui, quindi morti, fortunati, due scrittori, eccetera, quelle parole che vedete sottolineate, si vedono, e ha costruito un racconto che si chiama appunto Morti Fortunati, che lui ha chiamato romanzo proverbiale perché è un romanzo che nasce dalle ultime lettere, le ultime parole inventate da questi proverbi. Due scrittori, riva al mare, eccetera, eccetera. Luca Chiti, invece, ha ipotizzato che sia stato ritrovato nel palazzo di Recanati, uno sgabuzzino, appunto, un manoscritto di Leopardi in cui ci sono le varie forme, i passaggi in cui è nato l'infinito di Leopardi. Anche qui si tratta, inutile sottolineare, di un'invenzione dell'autore, ma un'invenzione molto articolata. Ecco, qui vi riporto per esempio la prima versione, secondo Chiti, del Leopardi sarebbe stata in monosillabi. E vedete che l'operazione è straordinaria perché poi il succo, diciamo, la sostanza dell'infinito Leopardi resta intatta, però quello che vengono usate sono tutti monosillabi. Addirittura Chiti poi ha riprodotto il foglio originale di Leopardi cercando anche in qualche modo di imitare la vera calligrafia del Leopardi. Lui poi era uno studioso di queste cose, in particolare appunto di Leopardi. Per Giorgio Di Predi, un matematico impenitente, invece ha fatto dei piccoli pezzi in cui la contraente, appunto la costrizione, come dicevo l'altra volta, tutti questi testi hanno una costrizione, una regola. È di due tipi. Ha scritto dei testi in cui
il cui numero di parole non dovesse superare una paginetta delle moleschine. Sapete, sono quelle, le moleschine sono quelle agendine nere che adesso sono state riprese e rimesse in circolazione. Le moleschine erano delle agendine mitiche in cui erano usate da scrittori famosi, soprattutto in Francia, poi smise la produzione, adesso sono state riprese. Nell'altro lo spazio narrativo è invece sono i 160 caratteri degli SMS. Non so se ci avete fatto caso, appunto, quando voi mandate, se vi mandate gli SMS, in alto sulla destra c'è il numero dei caratteri, 160, e quindi mano a mano che scrivete diminuisce, e quando arrivate a 160 la cosa si blocca. Quindi tutti i testi in questo secondo caso di Pier Giorgio sono tutti legati appunto a questo numero, a questo carattere degli SMS. Questo mi dà l'occasione per dirvi, come le contraenti e le costrizioni possono essere anche di tipo spaziale. Per esempio, un poeta francese, uno scrittore francese, Jacques Jouët, ha scritto delle poesie sul metrò. Cioè, la contraente lì qual era? Che lui doveva scrivere un testo che non durasse più, mentre lo scriveva, che non durasse di più di quanto lui impiegava da una fermata all'altra del metrò. Quindi la contraente era una contraente di tipo temporale, spaziale. Questa di Aldo Spinelli è il rimbalzo statistico. La E, c'è una sorta di percentuale per cui la E è una delle lettere, delle vocali più usate in italiano, e lui ha scritto un testo di senso, purtroppo anche qua credo che si veda poco, non si vede niente, però dovete darvi fiducia sul fatto che lui ha scritto un testo in cui le E sono ogni 9 battute. Ogni 9 battute si trova una E, per questo lui l'ha chiamata rimbalzo statistico. E però è un testo che ha un suo senso, cioè se uno non sapesse della contraente, infatti dice, già, potrei iniziare così, in questo modo lento o anche un poco spento, un'anemica maniera di concentrarmi per produrre qualcosa e abbozzare, eccetera, eccetera. Quindi è un testo che ha molto, che ha un senso ben compiuto, e che se uno non sapesse la regola che ha usato Spinelli, non fosse dichiarata, forse potrebbe essere, come è successo, vi dicevo, nell'ipogramma, nel romanzo La disparizione di Perec, che uno potrebbe anche non accorgersi del fatto che ogni 9 battute c'è appunto una lettera E. Allora, vi dicevo, queste, vabbè, per darvi, queste sono alcuni degli esercizi che sono stati fatti, creati appunto dagli Oplepiani, per darvi una minima idea della cosa. No, vi dicevo, ecco, un aspetto che è molto presente, su cui hanno basato la loro attenzione gli olimpiani, gli scrittori francesi, di Foma, anche degli Oplepiani, Calvino in particolare, eccetera, è quello del fatto che la letteratura è una sorta di combinazione delle parole, è una combinatoria. Tutto sta nel combinare poi in modo particolare, magico, alchemico, le parole per trovare quella combinazione tale per cui, diciamo, l'espressione letteraria assume poi particolari effetti, motivi, comunicativi, eccetera, eccetera. Quando gli linguisti parlano, per esempio, di creatività linguistica, lo riferiscono proprio al fatto che con pochissimi mezzi, se pensate che è una cosa estremamente straordinaria, mostruosa, che con pochissimi mezzi, con pochissimi suoni, con pochissime lettere, al massimo 25, possiamo fare delle combinazioni infinite di parole e frasi, alcune volte inventando delle parole, ma anche mantenendosi nel campo, diciamo, del linguaggio ordinario, del linguaggio. Quindi con pochissimi mezzi, dice Chomsky, per esempio, un grande linguista americano,
americano, con pochissimi mezzi, si arriva appunto a una possibilità potenziale creativa del linguaggio che è infinita. Posso combinare in qualsiasi modo, creare infinite variazioni, modificazioni, combinazioni appunto di parole, di frasi, quindi è il massimo, diciamo, della creatività che si può raggiungere. Questo fatto della combinatoria ha dato vita a, diciamo sempre su questo filo, su questo fatto della combinatoria si sono sbizzarriti anche gli scrittori, nell'antichità, in modo fantastico. Pensate, per esempio, negli anni di Gulliver, di Gallico, c'è a un certo punto Gulliver che visita una sorta di accademia in una isola perduta, in cui è stata costruita una macchina, qui sono tantissime lettere che combinate appunto insieme, danno delle soluzioni infinite e quindi tutti i libri possibili possono essere creati grazie appunto a questa macchina. Questa macchina è semplicemente fatta da delle bustarelle, tipo quelle che avete visto ci sono nei tagliatori, le palline colorate, ci sono delle quadratine con tutte delle lettere, quindi ruotando queste lettere. Formano delle parole, delle frasi e quindi poi dei libri. Rodolfo Wilcock, che è un altro scrittore molto interessante, anche poco conosciuto in Italia, nella Sinagoga dei Iconoclasti, un bellissimo libro di Gennaro Aresti, c'è tutto un video in cui lui parla della macchina costruita appunto da una sorta di filosofo che anche questa dà la possibilità di costruire infiniti libri combinando le parole. Un altro che si è divertito a inventare una macchina di questo tipo è Primo Levi. Primo Levi c'è un bellissimo racconto che si chiama Il Desiderio. È una macchina, che uno che acquista una macchina che serve per creare appunto i versi. Vedo scrittori che sono tutti di fantasia, l'ispirazione è che questa macchina uno la combina, la programma in un certo modo e dà soluzioni e creazioni di libri. Insomma, gli esempi sono moltissimi. Il libro combinatorio per antonomasia è questo libro, che è una sorta di progetto di Raimondo Tonelli. Ha scritto 10 sonetti, manipolando questo, potrebbe essere questo,
vedendo il quale gli era venuto questa ispirazione, non gli era venuta dalla sua presentazione come si può mobile, no, proprio da un libro per bambini. Marc Saportat, che è un giornalista, anche questo francese, ha fatto un'operazione tipo quella di insinua in qualche modo, in queste operazioni, siamo nel campo del nonsense. Allora, io volevo a questo punto farvi fare un esercizio di quella che come in questo caso vento, cavaliere, deserto, luna, amore, potete prendere questo, scegliete voi, e poi scrivete due storie molto brevi che devono essere completamente diverse l'una dall'altra, però cui sono contenute le cinque parole. Vedete, come per esempio primo racconto c'è un contesto particolare che è completamente diverso dal racconto che è la seconda parte, il ne passo, però vengono usate esattamente le cinque parole. In tutte e due i tre testi vengono ritrovate le due parole combinate in modo certo. Scusate, cinque parole. Quindi io, ripeto, vi lascerei in piena libertà sul fatto di scegliere le parole che devono essere uscite. Perché anche questo, potenzialmente ha si possono, con quelle cinque parole, si possono ipoteticamente l'astuzia, così si può chiamare, nel scegliere cinque parole che abbiano possibilità di comunicare.
quasi tutte le prove, poi posso lasciare facciamo quell'altra volta che leggiamo.
Grazie.
io vi farei fare un altro esercizio di 10 minuti sempre, se no, perché questo è facile la cosa, perché non deve, no, tutti, no, nel senso, non cercate di fare una cosa, questo è il progetto, qui dovete inventare voi, ma qui non c'è nessuna parola da scegliere, qui dovete fare una frase. Io vi ho portato a vedere, no, vi dicevo, l'importante è che la soluzione tecnica può andare bene, no? L'importante è che scegliere però una frase che abbia una sua poesia, no. Essere anche una proposizione dai capelli, moto, teatrali, licenziati. No, non è facile, non è facile. A meno che dobbiamo
Spesso l'uomo, in modo particolare quando poi si deve andare a vedere c'è un poeta, tanto per dire della, quanto conti la musicalità, o oh.
queste parole in realtà. Allora, detto questo, nei 10 minuti che rimangono, io volevo fare una è sulla falsariga di questo esempio qua. Ecco, voi sceglietevi una frase, c'è un gatto sul tavolo che parla, e poi continuate con parole che in qualche modo possono assomigliare a quello che cambiano veramente il significato. C'è un grido che al diavolo scritta, qualcosa che al suono può ricordare la parola balla, può ricordare la parola tavola, la parola gatto, cioè cambia il significato, ma